Ciao a tutti ragazzi, oggi vorrei iniziare una serie di video dedicati a Xenoblade Chronicles 2 e al suo combat system. Sto letteralmente adorando questo JRPG e trovo che il suo sistema di combattimento sia semplicemente perfetto, anche se può risultare parecchio dispersivo a tratti. Comprendendo a fondo le regole del combat system, gli scontri diventano stimolanti ed appaganti, ma ignorando le dinamiche fondamentali, anche con un party di livello alto si rischierà di perdere contro mob di livello inferiore al nostro. Una delle poche pecche di Xenoblade 2, a mio avviso, è quello di non integrare bene i tutorial nella progressione del gioco. Poche informazioni, senza possibilità di essere consultate in un secondo momento, se non a pagamento. E credetemi, l'impatto può essere devastante. Non fatevi ingannare dall'apparente semplicità degli automatismi di combattimento. Qui siamo di fronte a delle meccaniche di gioco molto profonde e in continua evoluzione. Proprio per questo vi avviso che in questo video saranno presenti dei leggeri spoiler. Quindi, se non volete rovinarvi nulla del gioco, aspettate almeno di arrivare al capitolo 3 o 4, dove le funzioni principali del combat system saranno sbloccate. Non preoccupatevi, è normale sentirsi castrati fino a questo punto, proprio perché non avremo ancora tutte le opzioni di combattimento disponibili. In questo primo video vediamo quali sono le funzioni basi di attacco e cerchiamo di decifrare le informazioni che compaiono sullo schermo una volta che entreremo in combattimento. In Xeno 2 si comanda un party massimo di 3 personaggi, dove avremo diretto controllo solo sul leader, in questo caso Rex. Ogni personaggio avrà al suo fianco uno o più Gladius, Blades in inglese, una sorta di personalizzazione fisica dell'arma equipaggiata in quel momento. I Gladius conferiscono diversi bonus passivi ai loro Ductor, Driver in inglese, e consentono l'uso di tecniche speciali. Ogni Gladius ha una caratterizzazione elementale utile per attaccare le debolezze di un determinato nemico e ogni Ductor può avere fino ad un massimo di 3 Gladius equipaggiati e switchabili in tempo reale in combattimento. Va da sé che la preparazione prima degli scontri è fondamentale, ma la vedremo nel dettaglio in un altro video. Entrando in combattimento si estrae l'arma con il tasto A e basterà portare Rex nelle vicinanze del nemico per iniziare una serie di autoattacchi. Rimanendo immobili si potranno concatenare fino a 3 attacchi di potenza sempre crescente. Ogni autoattacco caricherà le tecniche riportate sullo schermo in basso a destra. Ogni tecnica è associata ad uno dei 4 pulsanti A, B, Y, X. Le tecniche possono avere degli effetti speciali dettati dal posizionamento rispetto al nemico, così come possono infliggere degli status di debuff utili per portare avanti una combo Ductor. Notate che solo 3 delle 4 tecniche si caricheranno grazie agli autoattacchi. La quarta, quella associata al tasto A, si caricherà solo utilizzando le altre 3 tecniche e può avere fino a 4 livelli di carica. I primi 3 sono raggiungibili tramite la carica normale, mentre il quarto si caricherà solamente se il legame di affinità con il Gladius sarà al massimo, ovvero quando la linea che unisce Ductor e Gladius sarà di colore dorato. Quindi ricapitoliamo. In automatico partono gli autoattacchi. Gli autoattacchi si dividono in combo da 3 attacchi di potenza crescente. Portando a segno un autoattacco, si caricano le tecniche Gladius. Utilizzando le 3 tecniche di base, si caricherà la tecnica finale che ha 3 livelli di carica, più un livello finale raggiungibile solo tramite massima affinità con il Gladius. Se la potenza degli autoattacchi cresce, è anche vero che per massimizzare la velocità di carica delle tecniche Gladius, il primo attacco è il più rapido. Quindi si potrebbe scegliere di mandare a segno il primo autoattacco e poi interrompere la combo con un piccolo movimento e riniziare dal primo attacco. Inoltre, se si attiva una tecnica con un buon timing rispetto agli autoattacchi, essi si collegheranno. Portando a termine un collegamento apparirà un cerchio blu intorno al nostro personaggio. Così facendo, non solo si aumenterà la velocità di caricamento della quarta tecnica, ma anche le altre 2 tecniche verranno caricate maggiormente. E indovinate un po' qual è l'autoattacco che conferisce più bonus da collegamento? Ovviamente il terzo. Ci fermiamo al primo autoattacco per caricare velocemente la tecnica o cerchiamo di sfruttare al massimo il bonus di collegamento aspettando il terzo autoattacco? Magari ne parliamo bene in un altro video. Bene, ora esaminiamo nel dettaglio lo schermo durante la battaglia. In basso a destra ci sono le tecniche che abbiamo già visto. In alto a sinistra gli HP del nostro party e ancora più in alto la barra del party, divisa in 3 livelli. Ogni livello consente di animare un membro del party, ma il livello deve essere pieno. Anche questa barra si ricarica con gli autoattacchi. Se si raggiunge il livello massimo si può iniziare un assalto di gruppo premendo il tasto più, ma è un'opzione che ci verrà conferita solo nel capitolo 3 e la vedremo in seguito. In alto al centro ci sarà il nome del nemico con i suoi HP e la sua eventuale debolezza elementale, indicata da una piccola iconcina in basso a destra. Sopra la barra del nemico compariranno altre 2 barre. Quella a sinistra indica il malus inflitto al nemico e quindi lo stato della combo Ductor, mentre quella a destra la combo Gladius. Entrambe queste barre sono ad esaurimento ed indicano quanto tempo vi rimane per proseguire una determinata combo. Ma come si fanno le combo? Bella domanda, ma argomento complesso. Le combo sono una delle meccaniche principali in Xenoblade Chronicles 2 e possono portare a infliggere danni mostruosi, quindi ho deciso che gli dedicherò un video a parte.
Per ora vi basti sapere che nel momento in cui si porta avanti una combo Gladius apparirà questo diagramma in alto a destra, indica i passaggi elementali necessari per portare avanti una catena delle varie tecniche Gladius. Sempre per quanto riguarda le combo Gladius, il gioco ci avvertirà quando gli altri due membri del party avranno caricato la loro quarta tecnica, facendo apparire l'icona del personaggio al centro dello schermo, sulla sinistra per il secondo membro e sulla destra per il terzo, mentre in basso per il leader, con immagine del personaggio più il nome della tecnica in carica. Notare che il livello di carica della tecnica sarà rappresentato dal numero di pallini che ruotano intorno alla foto del personaggio. Queste tecniche dei personaggi ausiliari saranno attivabili con i tasti ZL e ZR. E infine, nell'angolo in basso a sinistra troviamo un rombo con i nostri Gladius equipaggiati ed associati alle quattro direzioni del D-pad. Per switchare tra un Gladius e l'altro bisognerà aspettare un tempo di ricarica dettato sempre dagli autoattacchi e dalle tecniche Gladius. La quarta icona, massimo si possono portare 3 Gladius per personaggio in battaglia, è un comando che indicherà a tutti i membri del party di concentrarsi sul nemico che sta attaccando il leader, modificando così i parametri di ira, aggro in inglese, rappresentati dal cerchio rosso presente sotto al personaggio attaccato. Altra funzione fondamentale che tratteremo in maniera più approfondita in seguito. Direi che per questo primo video è tutto, anche troppo, e se vi sentite confusi, beh, abbiamo visto solo la punta dell'iceberg. Vi è piaciuto il video? Lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere come vi trovate con il combat system e in bocca al lupo. A presto!